cambiamenti al motore, non ha bisogno di niente. L'LG è disponibile nel mondo oggi, tranne qualche porto italiano. Non la faccio lunga, i miei uffici mi hanno... Il 2030, che per noi dovrebbe essere un principio di caduta, per la Cina sarà l'anno di massima emissione. Quindi è chiaro che non possiamo, Italia, Malta, Unione Europea, non possono competere ad armi pari se non c'è una soluzione globale. Sarebbe un suicidio. La revisione degli ETS non è un'opzione, è un dovere. E io spero che la prossima Commissione Europea nasca su presupposti che hanno la produzione industriale non come un orpello. La Cina produce annualmente 12 miliardi di euro di emissioni di CO2, 4,5 volte l'intera Unione Europea. Quindi l'indicazione del governo italiano sarà innanzitutto di fermare il ritorno al passato, perché si sta vociferando per i corridoi di Bruxelles che la nuova presidenza possa riprendere in mano la direttiva sugli ETD che avevamo fermato in precedenza per mano della presidenza belga. Non è il momento di imporre nuove tasse sulle emissioni a carico delle aziende italiane ed europee. Questo è assolutamente fuori discussione. Il voto dell'Italia sarà contrario a qualsiasi nuovo intervento che preveda una tassa sulle emissioni, a meno che non ci sia un discorso globale. Noi andiamo in manovra economica finanziaria per rinsaldare il mare bonus e il ferro bonus, però è chiaro che stai combattendo contro i mulini a vento. Tu puoi passare davanti 5 a 50 milioni, tu puoi aiutare le aziende a formare del personale, vedo gli ITS, il ministro della scuola Valditara sta investendo energia, risorse e denari sulla formazione professionale. L'Europa dal punto di vista della difesa del mare non è unita, non so su quanti fronti sia unita, però ci troviamo a combattere come paesi del Mediterraneo versus resto del mondo, anche perché l'inquinamento prodotto negli eventuali porti nordafricani a cui vantaggio vanno le normative europee, non è meno inquinamento rispetto a quelli dei porti calabresi, dei porti siciliani, dei porti maltesi o dei porti liguri.